Ciao ragazzi, di nuovo insieme alle mie lezioni. Allora, come prima cosa vi invito a dare un occhio al mio ultimo libro, ultimo nel vero senso della parola, perché non ce la faccio più. Scrivere un libro è veramente un'impresa e purtroppo diciamo che non sono camilleri, quindi ne ho scritti troppi in poco tempo, non avendo un riscontro, diciamo, così positivo tranne le mie trascrizioni. Le mie raccolte di trascrizioni, che quelle fortunatamente sono andate alla grande. Va bene così, solo che era un chiarimento per chi mi ha chiesto: ma come è l'ultimo libro? Sì, è l'ultimo, perché a parte non ho più niente da dire per scritto, quindi preferisco le lezioni. Date un occhio comunque al mio ultimo libro, che è dove ho detto tutto quello che so. L'ho chiamato professione bassista perché ho dato tutti i consigli possibili, immaginabili, che mi sono venuti in mente per mettervi, per darvi qualche spunto, a chi ovviamente non lo fa già di professione, e mettervi in condizione di, non dico di farlo di professione, ma comunque sia, quantomeno di poter affrontare qualsiasi tipo di provino, di contesto, insomma, di essere adatti in qualsiasi contesto. Ecco, dateci un occhio. E mi sono arrivate delle richieste, giustamente, di approfondimento, di chiarimento di alcuni esercizi. Oggi vado a rispondere in ordine cronologico di quelle che mi sono arrivate per ora. Ricca Bass mi scrive nel modulo che c'è al link video lezioni del mio sito, dove potete anche voi, anzi, dovete scrivere le vostre richieste, perplessità, critiche e quant'altro. Lui mi ha scritto: ciao amici, con chi sono felicissimo possessore dell'ultimo libro. Sono piombato nel capitolo mano destra, tasto molto dolente per quanto mi riguarda, soprattutto gli esercizi numero 46 e 47, ma non riesco proprio ad eseguirli. O meglio, dopo poche note sento dolore alle mani, soprattutto non riesco, anche a velocità moderata, a restare a tempo. Consigli? Grazie. Allora, apro il libro. Libro disponibile sia in PDF che in cartaceo, sia in inglese che in italiano. Tra l'altro, la prossima settimana Amazon lancia degli sconti sui miei libri. Quelli non li decido io, purtroppo. Allora, vabbè, andiamo direttamente, guardiamone uno dei due, tanto il fine è il solito. Come ho detto all'inizio del libro, non mi sono messo a scrivere centinaia di libri, anche perché ho scritto altri libri già con pieni zeppi di esercizi. Qui ho dato degli spunti, ma più che altro per capire come eseguire un determinato esercizio per poi inventare vostri. Tanto il succo fuori del discorso è quello: prendere spunto, eseguirli in modo corretto e poi inventare. Allora, qui si tratta di terzine, quindi partivo dal Sol. Mi spostavo di semitono. Allora, prima cosa, l'esercizio è ovviamente mirato alla mano destra, è vero, però anche la mano sinistra va coordinata insieme alla mano destra. Questo può essere un piccolo ostacolo. Ad esempio, come vedete, lentamente, quando io ho suonato in questo caso un Mi, il mio dito indice rimane incollato, rimane sul tasto, col tasto premuto, quindi questo. E poi, e via dicendo, quando suono l'anulare, il medio resta sul tasto, e quando suono il mignolo, con il mignolo, l'anulare, non so cosa ho detto prima, comunque, quando suono con il mignolo, l'anulare resta col tasto premuto. Questo mi permette di avere sempre le dita salde ancorate al loro posto. Quindi, lentamente questo. Vedete, rimango sempre con le dita sulla tastiera, sui tasti, proprio con i tasti premuti. Poi mi sposto di semitono, quindi per quanto riguarda la mano sinistra, come dicevo, è un lavoro
orientato alla mano destra, ma si lavora anche sulla sinistra, ovviamente. Mi sposto di semitono. Allora, il problema dei dolori può dipendere da una postura sbagliata. Ad esempio, la mano destra, se vedete, anzi, accendo anche questo, io ho due modi per eseguire questo tipo di esercizi a velocità sostenute. Innanzitutto mi avvicino al ponte perché duro meno fatica, cioè mi viene più spontaneo e mi vengono meglio, quindi questo piuttosto che questo. Mi trovo molto meglio qui perché la corda è più dura, diciamo. Questo già può essere, non lo so, presumo un problema. La postura, quindi io sono molto molto rilassato quando eseguo questo tipo di esercizi, quindi parto piano e quando sento dolore vuol dire che sto sbagliando qualcosa. Quindi li faccio o proprio con l'avambraccio appoggiato sul basso, quindi così, oppure a volte se sento un po' di stanchezza, magari è una cosa lunga, un esercizio lungo, un brano lungo, alzo leggermente l'avambraccio dal basso e viene questo. L'importante è che tutta questa parte qui, quindi tutto quello che è, diciamo, il braccio, dalla spalla, gomito, questa parte qui, non mi ricordo come si chiama, avambraccio, polso, mano, devono essere rilassate. Quindi il campanello d'allarme, appunto, è il dolorino o il muscolo che tira. In quel caso lì, fermatevi, ripartite lentamente cercando la vostra postura ideale. Quindi magari c'è qualcosa che vi tiene in tensione e per questo tipo di esercizi qui è impossibile, sono impossibili da eseguire. Soprattutto per tante battute, se avete dei muscoli in tirare, delle tensioni o qualcosa che appunto non è completamente rilassato. Ecco. Stessa cosa per il braccio sinistro. Vedete, io prima di eseguire l'esercizio trovo, ma mi viene spontaneo, ma comunque cercavo la mia postura, perché ognuno di noi alla propria, cioè al proprio fisico, quindi magari c'è chi deve tenere il braccio leggermente più inclinato, c'è chi starà un po' più così, c'è chi tiene poi il basso a un'altezza diversa. Comunque trovate la vostra posizione e anche qui partite magari invece che dal sol, come nel caso di questo esercizio, partite un po' più lontani dalla paletta, più verso il ponte dove i tasti sono più stretti, dove durate meno fatica e fate attenzione a non stare né troppo così e né questo. Dovete trovare voi la vostra angolazione, diciamo, per essere rilassati, altrimenti questi esercizi, ma comunque tutto quello che è il suonare il basso, non vi verranno mai e avrete sempre problemi, quindi lavorateci molto attentamente su questa cosa. Per la resistenza, questo poi è un esercizio che è anche indirizzato a quello, insomma, a avere la classica, come la chiamano in inglese, stamina, la resistenza. Quindi, metronomo, facciamo una prova, mettiamo il metronomo e vi faccio vedere come lavoro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eccetera.
eccetera, eccetera. Quindi questa è già una velocità abbastanza elevata, ma partite anche da 100. L'importante è, come dicevo prima, tenere sempre tutto rilassato, altrimenti poi arrivate a un certo punto, avete visto, anch'io alla fine ero un pochino teso, perché magari è un po' che non mi esercito. Poi questo è un esempio del cinema. Sedicesimi, altri tipi di scale, tutto quello che vi viene in mente va bene, purché sia fatto con criterio, quindi con attenzione al dettaglio, attenzione ai particolari, attenzione a possibili errori che nel tempo diventano problemi grossi. Quindi io anche oggi spero di aver chiarito i dubbi di Riccardo, immagino. Sì, Riccardo. Continuate a, non solo continuate a comprare i miei libri, ma continuate a scrivere. A me fa molto piacere quando mi scrivete nel modulo. Il link è qui sotto al video. Vi ricordo che la prossima settimana ci saranno gli sconti sui libri cartacei di Amazon. Già da ora, invece, per i PDF, inserendo il codice Igor Book, tutto attaccato, in qualsiasi libro riceverete il vostro sconticino o sconticione. Quindi tutto dal mio sito www.gorsardi.com. Per oggi vi saluto, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.